A Pescara, presso la Sala Tosti, negli spazi dell'ex Aurum, torna la quinta edizione del premio giornalistico Words of Wine, organizzato dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per celebrare il racconto delle sue eccellenze enoiche. Assessore, l'importanza di eventi come questo, Words of Wine, per comunicare e per pubblicizzare la nostra regione? Assolutamente sì, è una giornata importante quella di oggi, ma soprattutto anche di ieri e l'altro ieri, dove c'è stata la possibilità di far conoscere a giornalisti nazionali e internazionali la nostra meravigliosa terra d'Abruzzo. Il Montepulciano, il vino abruzzese in generale, è l'ambasciatore della nostra regione e quindi come quale occasione migliore far conoscere la nostra regione partendo dal nostro territorio, partendo da quelle che sono una peculiarità assoluta che credo poche realtà al mondo possano raccontare. In 50 minuti abbiamo il mare e la montagna, abbiamo una regione fatta di parchi e riserve naturali e quindi i nostri prodotti che sono frutto di questa terra incontaminata, meravigliosa, devono essere raccontati. Questo è un elemento importante di promozione vera perché torneranno nelle loro attività e potranno raccontare il nostro territorio in maniera puntuale e precisa. Quale vino proporrebbe a chi si trova per la prima volta in Abruzzo? Ma non faccio discriminazioni, insomma, un buon Montepulciano si fa sempre non una bella figura ma un'ottima figura assolutamente. Valentino Di Campli, presidente Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, quinta edizione del premio giornalistico Words of Wine, che ha portato in Abruzzo diversi esperti del settore, diversi giornalisti del settore. Sì, un premio giornalistico che è stato pensato qualche anno fa proprio per far parlare di Abruzzo enologico, vitivinicolo, ma non solo. Sono un po' di anni che si parla, si continua a parlare anche in modo sorprendente di Abruzzo e in questi giorni infatti abbiamo avuto prima di questa giornata di oggi del premio anche un incamino con oltre 60 giornalisti provenienti da tutto il mondo che sono arrivati qui in Abruzzo anche per la prima volta e hanno scoperto una regione che a detta loro non immaginavano. Per cui questo lavoro è un lavoro importante perché poi la voce dei giornalisti ci consente di amplificare un messaggio importante, quello di una regione bella che è vocata alla vitivinicoltura, da cui si ottengono vini di grandissima qualità e che è anche, come dire, interessante da poter visitare perché abbiamo una costa meravigliosa, abbiamo delle colline che per loro sono assolutamente incantevoli, delle montagne straordinarie con dei borghi storici molto accattivanti, per cui è assolutamente da continuare a far parlare di Abruzzo attraverso i professionisti del settore. Ecco, tutto questo poi ci porta a poter godere di una grande biodiversità. Sì, quello che rimarchiamo sempre è che l'Abruzzo è uno dei territori con la più grande biodiversità in Europa e quindi nel mondo. All'interno di questa biodiversità c'è anche quella vitivinicola, infatti la nostra cultura, le nostre tradizioni ci hanno portato a conservare nel nostro ambiente i vitigni autoctoni. Il 95% della produzione regionale è fatta con vitigni autoctoni. È partita dal Montepulciano d'Abruzzo per passare al Trebbiano d'Abruzzo, ma oggi sempre più riconosciuti Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico, che ci consentono di avere vini rossi, grandi rossi, ma anche bianchi ormai molto molto apprezzati anche all'estero. Ecco, l'obiettivo del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo è quello di far conoscere la realtà vitivinicola ma anche le meraviglie del nostro territorio e questo è stato fatto anche attraverso una nuova applicazione, percorsi molto innovativa dove è possibile scoprire l'Abruzzo in tutte le sue sfaccettature. Sì, proprio perché l'abbinamento territorio e vino è fondamentale, nel territorio abbiamo siti di interesse culturale, ambientale, di vario genere con cantine accoglienti e vini straordinari. Tutto questo abbiamo voluto metterlo a sistema per dare uno strumento a portata di mano facile, tecnologico a cui oggi si è
sempre più abituati e che speriamo insomma possa essere di grande aiuto per far conoscere l'Abruzzo e le sue meraviglie. Lara De Luna, giornalista di Repubblica, premiata con questo premio prestigioso Words of Wine per aver raccontato l'Abruzzo e le sue eccellenze enoiche. Allora, innanzitutto grazie, e questo premio è stato per me un grande onore, nel senso che io amo l'Abruzzo da quando sono nata, perché essendo campana, come per molti campani, l'Abruzzo è la regione delle vacanze e delle scoperte. Crescendo, anche come professionista, ho imparato ad amarlo molto, perché l'Abruzzo ti stimola continuamente, non è unico, anzi è multisfaccettato. Abbiamo grandi montagne, grandi colline, grande mare, all'interno di ognuno di questi regni c'è tantissima diversità, quindi per chi vive di storie come un giornalista è forse una delle palestre più belle, delle cose più belle da osservare, come un quadro, come un mosaico, lo scopri continuamente. Il premio è una grande responsabilità, già stesso il nome Words of Wine, cioè ci ricorda che noi siamo la voce di questi territori, nel senso che l'Italia vive di questo, l'Italia vive del suo turismo, vive delle sue bellezze, vive della sua enogastronomia, del suo vino, del suo cibo. La nostra responsabilità è raccontarlo, quindi mi fa un piacere, mi rende molto felice questo premio e mi ricorda anche che ho nel mio piccolo una responsabilità verso l'Italia, verso quello che abbiamo scelto, che ho scelto di raccontare per mestiere. Lara, posso chiederle qual è il suo vino abruzzese preferito? Allora, questa è una domanda che cade veramente a fagiolo, perché siamo all'interno di un convegno in cui appunto Words of Wine si parla molto di vino, e prima si faceva un po' il punto su alcuni dati del consumo, in cui il vino rosé, il rosato è in grande crescita, c'è una grande crescita di questa cultura, e sicuramente il Cerasuolo è uno dei miei vini preferiti in assoluto come persona, al di là del punto di vista professionale. Quindi quando Lara vuole bere qualcosa per coccolare Lara, è una delle prime scelte. Lucia Buffo, coordinatrice di Hit Parade e giornalista del TG2, non ha bisogno di presentazioni. Volevo chiederle di cosa c'è bisogno in Italia per quanto riguarda il mondo del vino. Penso che nel mondo del vino, e non solo forse in quello che ancora manca ancora in Italia è una solida formazione professionale di chi si occupa di questo settore. In poche parole, se il vino sta diventando una forte attrattiva anche per il turismo, un esempio semplice è quello di creare delle professioni nel mondo del turismo, ma quindi anche della ristorazione, capaci di trasmettere il patrimonio nell'ambito del vino che l'Italia possiede. Per esempio, mancano dei sommelier, mancano le figure che fanno da trade union fra chi entra in un ristorante e chi propone un vino. Spesso ci si siede al tavolo e ci si sente chiedere: vuole un rosso o un bianco? Ma non è questo, cioè l'Italia non solo dispone di una grandissima biodiversità nel mondo del cibo, e quindi va valorizzata, ma ha la possibilità di crescere economicamente proprio incrementando questo patrimonio. Quindi formazione professionale per chi fa il vino, per chi lo comunica, quindi anche i giornalisti sono invitati a formarsi, a frequentare corsi specifici, perché questo non diventi solo moda, e le mode, come sappiamo, sono passeggere. Lei ha fatto quindi della formazione il suo cavallo di battaglia e oggi è qui in Abruzzo a Pescara per ricevere questo premio giornalistico Words of Wine per aver comunicato l'eccellenza del vino abruzzese. Ma io vorrei chiederle qual è il suo vino preferito, però che sia abruzzese. Assolutamente sì, è il Cerasuolo, non può non essere il Cerasuolo, anche perché ricorda un po' le mie origini. Io sono pugliese, in Puglia, anzi nel Salento, uno dei vini più belli e più conosciuti è il rosato, e il Cerasuolo mi ricorda la mia terra, ma piace proprio perché è fatto anche bene da molti produttori locali. Ecco, posso chiederle perché proprio il Cerasuolo, visto che quest'anno sembra essere proprio l'anno del Cerasuolo e dei rosati in generale? Beh, perché comunque è anche un vino, diciamo, dalle mille sfumature, cioè mentre è più impegnativo, forse per molti, apprezzare, gustare e bere un Montepulciano d'Abruzzo che abbia fatto anche legno, quindi insomma un vino che in qualche modo richiede una preparazione in più, un impegno, il Cerasuolo è più, non voglio dire facile, non è banale, non è facile, ma si presta magari di più a tavola a degli abbinamenti interessanti. Ecco, durante questa tavola rotonda si è parlato molto di millennial. Ma lei che cosa consiglia a questi giovani?
Ecco, è la stessa cosa, formazione. Se avete la passione del vino, cercate di conoscerne sempre di più, di frequentare dei corsi. Ormai c'è il boom dei corsi sul vino. Scegliete quelli giusti, scegliete quelli non, diciamo, appunto finti. E quindi, se vi volete avvicinare a questo mondo, sicuramente scoprirete cose che nemmeno vi aspettate. Sono la storia, le tradizioni, la cultura. È sicuramente qualcosa che arricchisce i giovani. Penso che l'Abruzzo ha capito che questo è il momento di schiacciare l'acceleratore. Ci sono almeno due congiunture incredibili, cioè questa crescita dei vini rosati, e il Cerasolo d'Abruzzo è in pole position, e poi questo interesse per il pecorino, cioè un nome giusto, una tempesta perfetta per portare l'Abruzzo col suo vino bianco e quindi far conoscere anche tutto il resto nel mondo. E quindi è importante la consapevolezza di questo territorio, come è importante questo premio che va a riconoscere queste valenze. Ecco, si è parlato molto di millennials, ma che cosa si deve fare per introdurre questi giovani al mondo del vino? E credo che il passaggio sia quello dell'esperienza, per cui non ci si può sedere sugli allori di manifestazioni che vengono fatte da tanti anni, eccetera, vanno ripensate proprio in funzione dell'incontro con questi nuovi consumatori. Quindi oggi ci si sta rimettendo in discussione su tutto, noi comunicatori su come comunicare, le cantine su come comunicare, e quindi anche chi organizza eventi deve cominciare a fare un nuovo racconto, perché se non intercettiamo i giovani sul loro linguaggio perdiamo l'occasione.